Stampa di regime, adesso basta, basta. Negazionisti, parola che si usa con disprezzo, sono quelli che negano l'evidenza scientifica di personalità a cui al Senato io ho voluto dare parola. Il senatore Siri ha di volta in volta chiamato scienziati, virologi, medici, studiosi della Costituzione, i quali hanno detto la loro posizione democraticamente, cara Marzano, Michela Marzano, non abbiamo disinformato nessuno, né io ho detto che il virus non c'è. Ho semplicemente citato delle fonti autorevoli, oggi anche il vice ministro dice che ci sono pochissimi casi e che il contagio è quasi cancellato. Lo dice in un'intervista del Corriere, quindi anche quelli che dentro il regime ci tengono a prorogare l'emergenza hanno detto le cose che io ho semplicemente registrato, nessun negazionismo. E per questo occorrerà ripetere quello che dice il presidente ormai dimissionario del Patto Trasversale per la Scienza, il quale ha dichiarato quello che osserviamo ora. Cara Marzano, in molte regioni italiane rispetto all'epidemia, è che l'attività locale del virus si è praticamente spenta. Come devo intendere queste parole? Che non sono dei negazionisti, sono del professor Lopalco. Allora, se voi dovete scrivere quello che vi pare per fare polemica politica, tenete conto che io non accetto che voi neghiate la dignità scientifica della dottoressa Gismondo, che scrive ogni giorno sul Fatto, che ha due lauree e che lavora all'ospedale Sacco a fianco di quel Galli, il quale si è permesso ieri sera di dire, esattamente come voi giornalisti senza dignità di vero, perché scrivete diverse cose rispetto a quelle avvenute, ecco che questo signore dice: nessuno di coloro che si sono espressi a titolo per dare un'opinione di tipo scientifico. Si vergogni Galli, lei lavora con la Gismondo, siete dello stesso ospedale, dite cose spesso coincidenti in modi diversi. Si vergogni di trattare così i suoi colleghi come Zangrillo, Clementi, Bassetti, si vergogni! La Gismondo ha due lauree, lei forse ne ha una. Quello che è stato detto non ha alcuna base, è un messaggio inadeguato. Ma perché inadeguato? Ma quale messaggio? Sono relazioni in un'audizione parlamentare in cui io ho sintetizzato il parere di Silvestri, di Lopalco, della Gismondo, di Bassetti, di Zangrillo, di Clementi, di De Donno, di Tarro, scienziati che hanno parlato in modo chiaro. Vergognatevi, cara Marzano, vergognati di scrivere cose senza fondamento citando Hannah Arendt, perché bisogna attaccare Salvini e Sgarbi. Certo, loro sono gli unici ricordati, perché di questi scienziati, scienziati degni, non meno di Galli, che lavora con loro. Ma siete tutti impazziti? Negazionisti siete voi! Negazionista è lei, caro Galli! Negazionista sei tu, cara Marzano, che negate la dignità scientifica a vostri colleghi che dicono le stesse cose di Lopalco e del vice ministro, il quale vice ministro ha dichiarato in un'intervista oggi che i contagiati sono pochissimi, che non c'è più nessuno in terapia intensiva. Queste notizie non le devo dare? Non le devo dare, no, devo dire che c'è un rischio mortale perché muoiono in Brasile e muoiono in numero inferiore in proporzione a quello che sono morti in Italia. Quindi non si capisce di cosa stiamo parlando. Io porto numeri, dati e scienziati che dicono le loro posizioni. E personaggi come Cassese, Ainis, Cussetta, che parlano di Costituzione, cara Marzano, che tu hai dimenticato. Voi siete negazionisti, negate dignità a colleghi, a studiosi, a scienziati, in nome di un'autorità grottesca del dottor Galli, collega della Gismondo, nello stesso ospedale. Ma non vi vergognate? Negazionisti siete voi. Avete cercato di cancellare in modo violento le posizioni, opinioni, come siano, di colleghi che hanno detto davanti al mondo con la loro faccia quello che hanno visto, a partire da Zangrillo. Zangrillo vale meno di lei, caro Galli?
Clementi vale meno di lei, caro Galli. Voglio vedere i suoi titoli. Voglio vedere cosa ha fatto. Voglio vedere in quale terapia intensiva è stato. Si vergogni. Si vergogni. Si vergogni. Fosse attivo il suo amico Pietro Ricca, le farebbe dire chi ha visto i malati lei rispetto a Zangrillo. Chi ha visto? E Bassetti dovrebbe dirle che le sue lauree valgono almeno quanto le sue. Rispetti i suoi colleghi. Non ne neghi il decoro, la dignità. Si vergogni di dare all'Italia solo l'immagine di un paese di malati, con la gente che non lavora, di fronte a una situazione che il vice ministro dice non ci sono quasi più contagiati, non ci sono quasi più contagiati, non ci sono. E Sgarbi ha detto che non c'è più il virus. No, io ho citato scienziati come Bassetti, Zangrillo, Clementi, che ha detto se prorogano l'emergenza io mi faccio incatenare. Lo ha detto Clementi, studioso non inferiore a lei, caro Galli, cara Marzano. Lo ha detto, e lo ha detto intendendo che non si può fare uno stato di emergenza se non c'è l'emergenza. L'emergenza non possono essere 3 morti al giorno, ammesso che muoiono di coronavirus. Non possono essere 50 contagiati, 100 contagiati, nessuno in terapia intensiva. Non lo volete capire? Marzano, non lo capisci? Cosa c'entra Hannah Arendt? Perché odi Salvini? Perché? Cosa c'entra Hannah Arendt? Io cito Montaigne allora, e cito La Bruyère, e cito Rochefoucauld, e cito Gramsci. Ci vuole poco a citare qualcuno per dimostrare che Salvini, che è venuto lì semplicemente a dire parole di normalità. E allora Lo Palco dice, nei mesi estivi la malattia è poco evidente, i dati di questi giorni stanno a dire che il virus continua a circolare a bassa intensità. E ancora, dice lui, quello che osserviamo ora in molte regioni italiane rispetto all'epidemia Covid-19 è che l'attività locale del virus è praticamente spenta, praticamente spenta. Non basta. Il dottor Silvestri, Zangrillo, 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 pensi a questo nome, caro Galli. Vi spiego, non faccio parte del comitato tecnico scientifico, ma mi aspetto che il comitato tecnico scientifico dica la verità agli italiani. Questo è un suo collega, non è un negazionista, non è inadeguato, non sono opinioni depistanti. Uscite tranquillamente, riprendete a vivere, andate al ristorante, andate in barca, andate in vacanza, se entrate in un locale chiuso mettete la mascherina, ma continuate a vivere più di prima, altrimenti la società non parte. La società non parte, e Conte tra 2 anni, se c'è ancora, dovrà chiedere 800 miliardi, non 209, conclude Zangrillo. Ora, tutto questo ci dà un quadro in cui evidentemente Matteo Bassetti dice, ma lei dove sta? In quale ospedale sta, caro Galli? Quando Bassetti dice, nei nostri ospedali non c'è più il Covid. Non c'è più il Covid, non c'è più il Covid. Dice, io ho citato lui. Non ho detto io Sgarbi non devo dire niente, io ho voluto in audizione al Senato dare la parola a scienziati che voi avete voluto negare e cancellare per citare Salvini. Questa è politica, non è informazione. Vergognatevi! E Silvestri, che non è voluto venire per dispareri con un altro virologo, dice solo dei completi imbecilli, caro Galli, o dei fascisti del pensiero, cara Marzano, possono pensare che sia giusto ed onesto costringere i nostri giovani a non socializzare. Uno scienziato che sta all'Emory University di Atlanta, cara Marzano, tu neghi la sua dignità, tu la neghi, e lei Galli la stessa cosa. Vergognatevi, negazionisti voi siete. L'informazione non si fa così, non si cita una battuta di Sgarbi, che non fa altro che riassumere la verità scientifica di Silvestri, Clementi, Lo Palco, Bassetti, Zangrillo, De Donno, Tarro, che hanno ognuno detto cose che non sono quelle che poi hanno trasferito nella loro vita quotidiana Salvini e Bocelli, che hanno semplicemente detto la loro esperienza. Possono aver sbagliato, possiamo aver sbagliato, ma io non ho detto niente, io ho voluto dare parola a
scienziati che voi volete negare, come se non esistessero, nascosti dietro Salvini, e a gente che ha detto cose straordinarie di ordine generale e a grandi professori della Costituzione come Ainis, Guzzetta e Cassese. Ascoltali, Marzano, ascoltali! E poi leggi Hannah Arendt, rispetta il pensiero degli altri. Altro che disinformare, tu disinformi, tu disinformi. Vergognatevi. E continua Silvestri, che non c'era, solo completi imbecilli o fascisti del pensiero possono pensare che sia giusto ed onesto costringere i nostri giovani a non socializzare. Cosa dobbiamo fare? Stare attenti, indossare mascherine, mantenere il distanziamento sociale, che sono le vostre predizioni. Oppure, dice lui in maniera negazionista, andate a divertirvi sereni, intende che forse è arrivato il momento della serenità, quella che non volete voi, cara Marzano e caro Galli. Le sue dichiarazioni sono una vergogna, caro Galli. Si deve vergognare di aver trattato così la sua collega con due lauree, Gismondo, e di aver trattato così i medici che sono stati, come Zangrillo, in terapia intensiva. Lei è stato sempre in televisione, sempre in televisione, sempre in televisione, a diffondere la sua verità. Quello che è stato detto non ha alcuna base, è un messaggio inadeguato, quello che viene lanciato con elementi di evidente pericolosità. Si deve vergognare, Galli, lei sempre in televisione, faccia come Zangrillo, vada a guardare i malati e dica la verità agli italiani, vergognatevi!